Bonjour mia family, bonjour! Era da un po' che non iniziavo i vlog così direttamente dal letto e quindi oggi molto pigramente mi sono detta ok, potremmo iniziare così, anche perché voglio chiacchierare un pochino con voi e ringraziarvi per il feedback super positivo e i commenti super positivi che mi avete lasciato sotto l'ultimo mukbang, che è l'ultimo video che ho caricato prima di questo. E no, in realtà voi vedrete un altro video prima di questo, perché oggi ne filmerò due e uno andrà online subito, quindi oggi filmerò il video dei preferiti del 2019, che non vedevo l'ora di filmare per parlarvi di un sacco di prodotti e questo invece lo vedrete domani che è venerdì. Gatto Denver si sta appropinquando al letto. Immaginavo, perché ho aperto la porta e lui adora stare sul lettone, anche se... Dove sei? Garou Never? Ciao amore mio! Di solito non lo lascio stare sul letto, ma a volte facciamo una piccola eccezione, proprio perché so che gli piace un sacco. Amore mio! Ciao amore mio! Lì c'è la mia candela, ragazzi, la Fairy Tale. Se avete la mia candela, o in realtà qualsiasi candela jewel candle, assolutamente potete tenerle aperte come faccio io. Infatti ho tolto il coperchio. Ma sì, amore mio, sì, sono qua, amore mio. Amore mio, non è che se parlo con loro non ti calcolo più, ok? Ah, ok. Sta arrivando anche gatta Stellina. Sono come gli squali, si vedono dalla coda. Tutto, 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 tutto. E se avete una jewel candle potete lasciarla aperta e profuma tantissimo, ragazzi, anche da non accesa. Cosa c'è, gatta Stellina? Cioè, veramente. Ciao! Ciao, gatta Stellina! Niu, buongiorno! Buongiorno! Sì! Eppure, tranquilla, cioè, tutti, veramente. Ragazzi, sì, ok, ho capito, mi alzo, va bene, gatta Stellina, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, mi alzo, mi alzo. Stellina, scoiattolina. Che begli occhioni che hai, mia gatta Stellina. Sì, anche tu sei bellissima. Ok, il messaggio mi è molto chiaro. Devo alzarmi, penso di non avere alternativa a questo punto, ragazzi. Ok, sono pronta, vestita. Nel frattempo ho dato la papa ai gattoni che, come al solito, non mi fanno dormire. Appena sentono che mi sveglio, subito corrono. Ho acceso anche il robottino, ragazzi, nel frattempo, quindi perdonate il casino. Ciao, amore mio. Ciao, amore mio, che continui a fare la cacca sui tappeti. Ciao, amore mio. Ciao, amore mio. Sì. Lì c'è gatta Stellina. Abbiamo raccolto tutti i giochi che stavano sul tappeto in modo che il robot non li aspiri. Oggi, tra l'altro, sto indossando per la prima volta il cerchietto di Miu Miu che ho preso secoli fa e non credo purtroppo mi stia benissimo. Secondo me questi cerchietti così vistosi sono fatti per chi ha dei capelli super enormi, cioè queste chiome pazzesche e molto voluminosi. I miei non sono così, quindi non mi convince tantissimo. Questo avrei dovuto anche inserire nel video che ho fatto qualche giorno fa sulle spese luxury, sulle spese costose del 2019 di cui mi sono pentita, perché questo fa sicuramente parte di quelle spese. E molti mi hanno scritto: Nicole, ma perché non le vendi tutte queste cose che non ti piacciono, eccetera? Perché le butti? Io non so perché la gente pensi che se faccio un video del genere le cose io le butto, ma no, non le butto. Visto addirittura dei commenti mi dicevano: sì, perché queste cose vanno buttate? Che spreco! Ma assolutamente. Scusatemi, ho acceso la luce e vi ho abbagliati completamente. Ok, no, non le butto assolutamente, le vendo, per forza che le vendo. E quindi adesso make-up e poi si filma, ragazzi, perché oggi devo mandare online subito il video, quindi farò filming, editing e poi spero di essere in tempo per le 17:30. Nel frattempo farò anche le unghie perché ho fatto un po' di pausa del semipermanente. In realtà è stata una pausa forzata che non volevo fare, ma intanto devo lavare la spugnetta. È stata un po' di pausa forzata che non volevo fare, ma visto che c'erano le feste e il salone era chiuso, ho dovuto praticamente sistemare le unghie da sola e quindi adesso non ho più il semipermanente. Mega bicchierone d'acqua la mattina, ragazzi. Oggi non ho fame perché ieri ho mangiato tantissimo a cena e quindi salterò la colazione, ma non posso assolutamente
saltare il mio mega bicchierone d'acqua la mattina, perché quando mi sveglio ho sempre super fame. Allora, leghiamo i capelli e passiamo al make up. E poi appunto devo sistemare queste unghie. Il semipermanente è super 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 comodo perché hai sempre le unghie a posto, e invece con lo smalto normale, poi non so se sono solo io che uso un sacco le mani e sfrego le unghie in giro, non lo so, ma le mie unghie con lo smalto normale, cioè lo smalto normale non mi dura più di 24 ore, quindi per forza, anzi vi devo dire la verità, ho ordinato lampada UV e smalti semipermanenti, quelli che in realtà usa la mia estetista quando mi fa lo smalto, in modo da poterlo fare a casa, perché così risparmio un sacco di tempo e non vedo l'ora che mi arrivi. Mi è già arrivata la lampada UV, ma sto aspettando lo smalto OPI e ne ho presi due, così quando finisco uno ho già un altro e magari vi farò vedere. Se siete interessati posso farvi vedere in un video come faccio, ma non è niente di complicato in realtà, è come applicare lo smalto normale, solo che appunto vai a curarlo con la lampada UV in modo che si asciughi. Però se vi interessa potrò farvelo vedere quando mi arriverà. Adesso make up time. Nel frattempo ho fatto arieggiare la stanza ed ho rifatto il letto, così qui è tutto a posto. E qui c'è appunto la mia fairy tale che lascio sempre aperta, ragazzi, perché lascia un profumo buonissimo anche da spenta, come vi dicevo prima. Quindi stanza a posto. Qui nel frattempo ci sono altre due jewel candle che lascio accese perché profumano tutta la casa, le adoro. E nel frattempo ho finito anche il make up, come sempre, un po' il mio signature look. Ho fatto uno smoky marrone sugli occhi ed ho un rossetto nude sulle labbra, oggi ho usato... Che mi chiedete sempre quali rossetti uso. Oggi ho utilizzato questo di Mesao da Milano, è un Extreme Matte e il colore è il 119, si chiama Latte. Adesso mi metto a filmare, ragazzi, e noi ci vediamo tra un po'. Ragazzi, nel frattempo ho filmato il video dei preferiti, guardate qui. Ci sono tutti i prodotti miei preferiti del 2019, adesso mi metterò al montaggio, così forse se riesco a fare abbastanza in fretta sarò online puntuale alle 17:30, anche se ve lo dico sempre, se magari non sono puntuale il video comunque magari un po' in ritardo ma arriva, ok? Questo è l'importante. Nel frattempo però volevo farvi vedere perché mi è arrivato, allora... Tutti i miei regali di Natale quest'anno me li sono fatta tardi, non so come mai, ma ovviamente lo sapete, non è stato un periodo facilissimo quello di Natale, quindi non ho fatto nemmeno l'albero in casa, quindi proprio a Capodanno in realtà mi sono fatta i regali che mi stanno arrivando adesso. E ragazzi, c'è un nuovo autoregalo pazzesco di Chanel che vi dovrò far vedere in un video prestissimo, penso già inizio prossima settimana vi farò vedere, e sono super super contenta per questo acquisto, ragazzi, perché è una cosa che in realtà non desideravo da tantissimo, ma l'ho vista e ho detto oh mio Dio, devo assolutamente averla, e vedrete, quindi super super happy. E poi mi sono arrivate nel frattempo, in realtà queste cosine di Mesao mi sono già arrivate qualche giorno fa, ma non so se ve le avevo fatte vedere, e sono i Wow Glow, sono quattro illuminanti, e poi mi è arrivato anche quest'altro pacchetto con tutti, con un sacco di smalti bellissimi. Tra l'altro nel frattempo ho steso anche lo smalto, così le mie mani sono almeno quantomeno decenti, e mi sono arrivati anche questi smalti pazzeschi di Mesao, ma questi forse ve li avevo fatti vedere in uno degli ultimi vlog, perché appunto penso mi siano arrivati una decina di giorni fa. Invece altra cosina che mi è arrivata proprio pochi minuti fa con il corriere è di Pixie, 20 years of glow, e c'è questo packaging pazzesco, wow, ci sono un sacco di prodotti. Allora, Lip Lift Max, Glossy Lip Plumper, wow. Poi Liquid Lip Color, quindi è un rossetto che non riesco a toglierlo dalla confezione, è tipo incollato, ma vedo qui che è matte, quindi super super felice. Endless Silky Eye Pen, wow, ok, è waterproof, quindi una matita occhi. Poi la Eye Reflection Shadow Palette, wow, sembra meravigliosa. Tutti i colori degli ombretti sono un po' sui toni del rosato, quindi pazzesca, guardate questo rosa glitterato qui, quanto è meraviglioso. Poi c'è la Glow Mist, il loro
Il loro spray molto molto conosciuto. Altra cosa che è super conosciuta, che io adoro, è il loro Glow Tonic, perché contiene 5% di acido glicolico, che ha appunto proprietà esfolianti e mi aiuta tantissimo l'acido glicolico a combattere i brufoli. Ragazzi, provatelo. Non solo questo, ma qualsiasi prodotto che contenga acido glicolico contro i brufoli. Top, garantito. E poi questo invece non lo conosco. E oh, ok, Intensive Moisturizer, quindi è un idratante intensivo con rose e ceramidi. Rose Ceramide Cream, pazzesco, bellissimo questo regalo da Pixi, quindi li ringrazio tantissimo. Magari ve lo farò vedere anche nelle stories, così anche chi mi segue su Instagram potrà vedere questa meraviglia. È già praticamente buio fuori, ragazzi, non proprio, ma quasi, quindi devo accendere le luci. Volevo fare un pranzetto veloce, non ho tantissima fame, poi stasera so che è con Eric. Probabilmente faremo la pasta con ragù oppure brodo con altre robine, quindi voglio stare abbastanza leggera perché in questi giorni veramente tra tartufoni, pandori e non vi sto a raccontare, ho un po' esagerato, quindi tra l'altro non ho tantissima roba nel frigo. Un po' triste, devo fare la spesa, quindi non so in realtà che cosa mangiare. Altro pandoro, ragazzi, che continuano a regalarmi pandori e cioccolatini e io non dico mai di no. E vediamo un attimino che cosa possiamo preparare di veloce. Potrei invece mangiare una minestrina che non fa mai male. Passato di verdure bio. Mi sa che faremo proprio questo oggi per pranzo, ragazzi. Perché no? Un po' di detox. Un po' di detox dopo le feste non fa mai male. E poi io amo i passati di verdure. Amo in realtà tutte le zuppe minestre possibili e immaginabili. Scusate, la mia asciugatrice continua ad accendersi da sola, non ci sono gli spiriti, però qui ve lo posso garantire. E amo le minestre, a parte quelle di verdure, a meno che non siano passate, questa è passata, quindi direi top. E poi mangerò lavorando perché voglio mettermi subito al montaggio del video che ho filmato. Ok, la minestra piano piano si sta scaldando. Profumino, buonissimo e ho veramente, veramente fame. Nel frattempo sgranocchio un po' di questi grissini, che per me sono i migliori, sono i fagolosi che hanno i granelli di sale, adoro. Nel frattempo la lavastoviglie ha finito il suo ciclo e posso mettere tutto a posto. Già che ci sono, volevo menzionare, mi chiedete sempre dove ho preso questi bicchieri glitterati. Ne ho uno rosa e uno dorato e li ho presi da Tiger, ragazzi, c'è anche la cannuccia da qualche parte. Non so dove, forse sono lì sotto. Ah sì, quella rosa potete vederla. E sì, li ho presi da Tiger e sono strafighi. Io amo questi bicchieri. Bevo molta più acqua, noto, se me li porto appunto pieni d'acqua in giro per la casa. Quindi amo, amo. E poi glitterati, stupendi. Ok, minestrina pronta. Come al solito, ve l'avevo detto, ci metto sempre una sottiletta sopra, così si scioglie e diventa super cremosa e buonissima. Una volta ci mettevo il formaggino, ma ho notato che con le sottilette anche è super super buono, quindi la lascio lì e nel frattempo si scioglie e poi diventa super cremosa. Pranzetto pronto, minestrina con passato di verdure, sottiletta e grissini. E adesso porto il mio pranzetto nel mio studio, così continuo a lavorare al montaggio del video. Lì c'è anche Gatto Denver, naturalmente. Ciao amore mio, ciao, grazie della compagnia. Amore mio, guarda che pancia che hai, guarda che pancia! Ma guardati la tua di pancia. Grazie per i bacini. Ok ragazzi, il mio video è in caricamento, quindi sarò un pochino in ritardo, ma sono felice di essere riuscita a prepararlo in tempo e sono molto molto contenta dei prodotti di cui vi ho parlato e sto ancora pensando dov'è il mio rossetto MAC? Ancora non l'ho trovato, by the way. Comunque, tra poco verrà a prendermi Eric e vado a cena da lui e poi mi fermo da lui. Gatto Denver! Gatto Denver non è contento quando vado via di casa, ma torno domani mattina prestissimo, quindi in realtà non sto via tanto. Caro Remer, mi sta ignorando in questo momento. Ignorando, ok? Comunque adesso finisco le ultime cosine, le ultime impostazioni e poi mi sa che dovrò uscire.
E come vi anticipavo, ragazzi, cenetta, pasta al ragù, food mountain, buon appetito. Qui c'è qualcuno che vi vuole salutare, sapete? Ciao gatta beta, ciao. Ma ciao. Ciao gatta beta. Fa le fusa, non so se la sentite. Hai bacino? Hai bacino? Bacini. Bacini. Oh. E lì invece c'è Gatto Max, ovvero in questo momento Gatto Max è una statua. Buonasera. Buonasera. Salve, anche io do i bacini, tanti bacini a tutti. Sì, sì, ho appena mangiato, quindi sono molto contento. Sì, sì, sono soddisfatto della cena di oggi, che finalmente, diciamo, la sbobba non era poi così male. Sì. La sua età, unita al suo peso, rende questo un intervento ad altissimo rischio. Dovete sapere, ragazzi, che molto spesso la sera mi piace guardare Vite al Limite. Io adoro il dottor Nozaradan, lo adoro e lo seguo anche su Instagram, ragazzi. Mia family, Eric si è già addormentato e adesso vado a nanna anch'io. Scusatemi se parlo sottovoce, ma non voglio svegliarlo perché la stanza è proprio qua accanto. Quindi un bacio grandissimo, mia family. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Quindi buon weekend. Ricordatevi sempre che vi voglio bene. Tanti baci. A lunedì. Ciao.